tutti, benvenuti. Eccoci qui a un nuovissimo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è il 30 ottobre 2017, sono le 12:29 minuti in questo istante. Siamo qui in diretta con voi. Milano, la città metropolitana. Tante storie sono quelle che cerchiamo sempre di raccontarvi in questa mezz'ora, tutti i giorni dalle 12:30 qui in diretta. Quest'oggi vi parliamo di qualcosa di bello e buono, che mi verrebbe da dire, perché partiamo in realtà da un pretesto, forse lo useremo. Vedrete che ho già idee che con la mia ospite oggi andremo poi a toccare davvero tantissimi, tantissimi punti, ma partiamo da un luogo che si trova in quel di Baggio, è la Posteria nel Borgo, appunto nel Borgo di Baggio, ed è una bellissima bottega gestita da Anna Merlino. Buongiorno Anna, che è qui con me oggi. Buongiorno. Buongiorno Anna. Appunto, è una bottega la Posteria del Borgo, Sì. e insomma, diciamo che questa parola bottega anche orgogliosi di usarla, no? Certamente, perché le botteghe sono un presidio nei quartieri, perché nella bottega si incontrano le persone, ci si scambia chiacchiere, si chiede anche aiuto per delle cose, perché no? Mi è capitato che qualcuno mi lasciasse un curriculum da far girare perché magari il figlio o il nipote cerca lavoro. È un posto dove andare a fare la spesa, rilassati, e scambiare anche due chiacchiere, ad esempio su una ricetta o su come utilizzare un alimento piuttosto che non utilizzare se hai dei problemi di salute. È un po' un luogo di incontro. Ecco, Anna, appunto, dicevo nell'introduzione che molto probabilmente poi oggi noi finiremo a parlare di tutto e di più, no? Sì, Perché già mi hai visto fuori onda che infatti. mi ha toccato qualsiasi argomento toccabile. Però ci rimaniamo ancora un po' sulla tua bottega, appunto sul tuo negozio. Di che cosa trattate? Qual è il Allora, vostro noi prodotto? abbiamo prevalentemente alimentari che arrivano dal territorio e che sono prodotti da piccolissimi produttori. Diciamo che è il tipico posto un po' da tramite tra il produttore e il consumatore. Di moda si dice chilometro zero, in realtà questa cosa del chilometro zero, insomma, è un po' inflazionata. Io credo invece nel fatto che bisogna valorizzare chi lavora duramente, chi produce, eliminando la filiera che c'è in mezzo, in modo che quando arriva sulla tavola del consumatore il prezzo è giusto per tutti, è giusto per chi l'ha prodotto ed è giusto per chi l'ha comprato. Diciamo che appunto chilometro zero è un po' uno slogan pubblicitario che si usa spesso, però a Ormai volte spesso, cioè nel vostro caso non è neanche così lontano però no, dalla realtà, nel senso assolutamente. zero no, ma due o tre non di più a volte. Esatto, perché se il riso viene fatto a Gaggiano, da Gaggiano a Baggio ci Ah, 4 sono chilometri saranno 4, neanche 5, forse, infatti. no? Una roba Il così. prodotto, non è mai andato, il prodotto che ti arriva da più vicino, l'hai mai pensato qual è? Sì, i prodotti che mi arrivano più vicino sono dei prodotti ortofrutticoli che produce Stefano a Muggiano, ai Fontanili, quindi Muggiano è vicinissimo a Sarà 2 chilometri, Baggio, sarà cioè neanche. pochissimo, cioè potrei, non dico andarmeli a prendere a piedi, ma Ma quasi. quasi, insomma, veramente appunto sotto casa. Poi mi dicevi che appunto poi prodotti non è che sono solo buoni perché sono fatti sotto casa, ma anche perché sono di buona fattura. Sono anche quasi tutti, mi dicevi, Sì, biologici. Tranne esatto. alcuni che non sono biologici, ma ci tenevi a precisare il perché. Allora, non sempre il piccolo produttore ha l'opportunità di fare la certificazione biologica, perché la certificazione biologica costa. È una cosa che bisogna pagare un qualcuno di esterno e lo paghi tu per farti fare la certificazione. Io invece questi produttori li conosco personalmente, so dove lavorano, so come lavorano e quindi diciamo che la fiducia che io ripongo in loro la trasmetto a chi viene a comprarsi queste cose perché dico: fidatevi, la roba è buona, è fatta bene. Il pollo è allevato effettivamente a terra, è un pollo ruspante, non è un pollo di batteria. O le uova, insomma, tutte queste che non hanno bisogno di avere un marchietto che è costato migliaia di euro, ma basta anche solo
andarli a cercare, perché ce ne sono veramente tanti e sono tutti giovanissimi. Credetemi, Stefano, che coltiva a Muggiano, ha 24 anni, è un ragazzo che studia agraria e che nel frattempo porta avanti una tradizione di famiglia che è quella di coltivare ortaggi con l'acqua dei fontanili. Ecco, di queste storie la tua bottega ne è piena, no? È piena. Che si parli di agricoltori, che si parli di clienti che vengono, clienti, di storie che passano per Baggio. E tu hai una bellissima spilla addosso, dove proprio orgogliosamente esponi, dove dici a Baggio ci sono le botteghe. Esatto. Ecco, spieghi un po' questo discorso delle botteghe, cioè nel senso che non sei l'unica ad aver fatto questa scelta. No, assolutamente. A Baggio negli ultimi 2 anni e mezzo all'incirca hanno aperto delle nuove botteghe, e le chiamo botteghe perché sono veramente i vecchi negozi che esistevano una volta in quello che era il paese, Baggio paese. E hanno aperto una caffetteria, pasticceria, tra l'altro apprezzatissima, gestita da 2 donne molto molto coraggiose. Hanno aperto un nuovo locale, ad esempio, che è aperto la sera, che è un cocktail bar. Ha aperto un nuovo laboratorio di vestiti, di cucito, dove andare e fare anche un po' di scuola di cucito. Hanno aperto un negozio di tatuaggi, ha aperto un nuovo ristorante, ha aperto 2 nuove birrerie. Insomma, è un posto dove man mano si sta vivacizzando, perché abbiamo bisogno dei negozi sotto casa, abbiamo bisogno di ritrovarci e di ricucire un filo che, niente da dire, sui grandi centri commerciali, ma lì si perde veramente. Ecco, della bellezza del borgo di Baggio, mi raccontavi che proprio stamattina hai avuto un incontro con una signora che non è della zona? Esatto. Questa signora l'ho incontrata in banca in Piazza Wagner e mi ha visto la spilletta e mi ha detto: ma che bella spilletta, le botteghe, ma Baggio dov'è? Ho detto: signora, Baggio è un po' più avanti, se va in fondo a via Washington, prosegue, ci arriva, perché è nella periferia ovest di Milano, non è lontanissimo da qua, perché 10 minuti in macchina ci arriva. E lei mi ha detto: ma io non l'ho mai sentita. Era di Buenos Aires, di Buenos Aires, diceva Buenos Aires, la signora. E questa non ha mai sentito parlare di Baggio. È arrivata una sua amica e ha detto: ah, Baggio, sì, c'erano brutte storie di spaccio, così. Ho detto: ma sinceramente, in tutta la zona, in tutte le città e in qualsiasi luogo c'è, anche in Corso Como. Però ho detto: Baggio non è solo quello, e soprattutto è cambiata. Come si vive a Baggio adesso, infatti? A Baggio si vive sempre con i soliti problemi che può avere una periferia, dove siamo un po' dimenticati, diciamo, a parte le passerelle quando ci sono da fare elezioni di qualsiasi tipo, poi alla fine scompaiono tutti. E appena passata la festa di Baggio, e viene lasciato tutto come al solito in mano alle associazioni. Noi abbiamo tantissime associazioni, l'ultima che abbiamo creato, appunto, botteghe e cittadini, si chiama Vivere Baggio, dove l'intento è quello di riaggregare chi vive il quartiere e farlo vivere, ma soprattutto farlo conoscere anche all'esterno, perché Baggio è bellissima, ci sono le ceramiche, ci sono le vecchie corti, ci sono delle bellissime botteghe che dovete venire a visitare. Ecco, appunto, di botteghe ce ne sono tantissime, c'è una pasticceria proprio vicino a lei. Sì, c'è questa pasticceria che si chiama Carta da Zucchero, e anche lì è stata aperta per una scommessa. Queste 2 donne con cui io, tra l'altro, ho fatto un corso, proprio perché veniamo da un progetto del Comune di Milano. Brava, noi. Anche su questo, appunto, raccontiamo bene come si è arrivate ad avere una bottega. Nel senso, Anna, tu hai sempre fatto qualsiasi altra cosa nella tua vita, no, non hai mai avuto una bottega in vita tua. Vendevo assicurazioni. Vendevo assicurazioni, quindi. Figuriamoci, tutt'altro. Però a un certo punto, insomma, la vita va come deve andare, cambia, si dice così. Esatto.
ti sei trovata a rispondere a un bando del Comune di Milano. Un bando del Comune di Milano. Evidentemente la risposta è stata convincente perché hai vinto il bando. Sì, allora... E stai facendo un percorso, però mi stavi spiegando. Certo. Insieme anche, ad esempio, anche a queste ragazze che hanno la pasticceria. Certo, è tutto un percorso perché noi abbiamo partecipato con un'idea. Perché tu partecipavi dando un'idea. La mia idea era quella di questo tipo di negozio, un po' vecchio stile, perché la posteria è l'antesignano del supermercato, perché si vendeva di tutto. Tant'è che anch'io vendo saponi, creme, profumi, oltre che alimentari. Ah. E dove tu entravi e venivi invaso da una miriade di odori, perché era così la posteria. Poi l'ho descritta scrivendola e partecipando anche a un corso dove ti insegnano anche come fare un business planning, che ragazzi non è proprio una cosa facilissima, però si può fare. Tutto e questo, poi, allora, faccio una domanda cattivissima, tutto questo a quanti anni? Questo, tutto questo a ben 57 anni. Io l'ho fatto, cioè, chapeau, come si dice in questi casi. Non certamente, però era un sogno. Cosa ti ha spinto appunto a dire, insomma, diceva, a rimettersi in gioco e farsi proprio una nuova vita fondamentalmente? Ma sì, ma come diceva, diciamo, che era Einstein che diceva, se lo sogni lo puoi fare, è vero, perché se tu sogni una cosa e la vuoi fortissimamente, costa sacrificio, perché vi assicuro che, insomma, che non è che tutto rose e fiori, perché devi riuscire a gestire la parte economica, che con i sogni certe volte insomma non è che va molto d'accordo, però poi sono gli altri che ti incitano, che ti dicono non mollare, dai, vedrai le cose, facciamo, cerchiamo di inventarci qualcos'altro. E alla fine, insomma, tutti i giorni io mi alzo tutti i giorni, perché io apro tutti i giorni, escluso stamattina, che a caso, mi sono presa il lusso di chiudere. Siamo colpevoli di una chiusura, esatto, anticipata del... Mi sono presa il lusso di chiudere questa mattina, ma io sono... Beh, lunedì mattina, come una volta, quando chiudevano lunedì mattina i negozi, dai, sì, siamo rimasti una volta meno... chiudevano, adesso bisogna fare come fanno i cinesi e i coreani, stare aperti sempre. E si riesce? Come fai? È difficile. Perché so che tu sei uno di quelli che lo farebbe senza problemi. No, cioè, no, non senza problemi, lo farebbe senza problemi, no. Anzi, lo fai. La mattina dalle 8:30 fino alla sera, quando chiudo, alle 8. Io sono lì. Perché poi durante l'intervallo di chiusura non è che vado a casa, potrei andare a casa, però ho da fare altre cose, andare dai produttori. Andare a ritirare la merce, fare gli ordini. Sei da sola tu in bottega? Sono da sola e quindi un po' me la gestisco con l'aiuto magari della famiglia, mio marito quando può, mio figlio quando è a Milano, perché studia a Pisa, quindi non è a Milano, insomma, cercando di barcamenarmi un po' e riuscire a fare tutto quanto. Ecco, con l'associazione Vivere Baggio, insomma, state cercando di promuovere comunque un modo nuovo appunto di vivere, sì, il certo. Borgo. Tu ci tieni poi molto ad esempio a questa definizione proprio di borgo di Baggio, giusto? Certo, perché Vivere Baggio è nata inizialmente come pagina Facebook all'incirca 3 anni fa, poi dopodiché un anno fa abbiamo deciso di costituirci in associazione, un'associazione che racchiude tantissimi cittadini e dei commercianti. Insieme cerchiamo di far qualcosa per far vivere questo quartiere e abbiamo fatto delle notti bianche, delle serate aperte con i negozi, con la musica, con la gente in strada, che è stato un successo incredibile. Cioè, pur non chiudendo le strade perché non abbiamo i soldi per poterlo fare, pur non facendo tutta una serie di cose che ci vorrebbe l'aiuto delle istituzioni per fare, riusciamo a portare fuori la sera dopo cena o anche per cena la gente, e vi assicuro, non il sabato o il venerdì, ma il martedì o il giovedì, quindi quando l'indomani c'è giornata di lavoro, e la gente ha voglia di uscire, di ritrovarsi, di stare insieme, perché se gli dai l'occasione arrivano. Ma perché è così? Un quartiere frequentato è un quartiere sicuro.
più botteghe si aprono e più la sicurezza aumenta. E ne avete fatte non poche di notti bianche, notti bianchine, diceva, perché le notti bianchine perché finiscono alle 11 di sera, perché l'indomani dobbiamo tutti o tirar su la serranda o andare a lavorare in ufficio, a scuola o robe così. Però abbiamo fatto la prima il 13 dicembre in occasione di Santa Lucia con la Notte delle Luci, cosa che ripeteremo quest'anno e che è stato un successo incredibile. Un freddo becco che c'era fuori, eppure la gente era fuori a ascoltare musica, rinfrancata dal vin brûlé che offrivamo in vari punti del quartiere. Insomma, e così si scopre, si conosce, certo, no? Perché chissà quanta gente di Baggio quella sera ha scoperto la tua che bottega per la prima volta, diceva, ma manco guarda, sapevo che esisteva. Manco sapeva, perché gente che torna magari a casa alle 8 di sera e esce la mattina alle 7 e viene sabato, lì a dormire, e sabato va al centro commerciale e sabato va al centro commerciale o il grande supermercato, perché dice che là tanto c'è tutto, mentre non infatti è cosa vero. Manca? Cosa manca Baggio? Manca che la gente faccia e viva il suo quartiere, basta, c'è tutto, puoi comprare di tutto, la domanda c'è, l'offerta deve sapere che esiste questa offerta. Sì, c'è la gente deve sapere che che il proprio quartiere è un centro commerciale a cielo aperto, perché io capisco che ci sono dei quartieri dove veramente non c'è niente, ma Baggio invece è un quartiere vivacissimo, ci sono negozi che vendono scarpe, vestiti, oggetti d'arredamento, arredamento stesso, moto, macchine, alimentari, biscotti, cioccolati, di tutto, potete comprare di tutto. Vi fate la passeggiata, vi fermate, vi informate, guardate, non dico di comprare immediatamente, ma poi vi renderete conto che si risparmia, perché prendi la macchina, vai fino al centro commerciale, parcheggia, arrabbiati perché quello ha fatto retromarcia, ti ha strisciato la macchina. È uno stress, già tutta la settimana viviamo in stress. Infatti Anna, so che tu hai un sogno che è quello di cambiare proprio il volto del centro di Baggio. Cambiare il volto delle città, cambiare il volto in questo modo, renderle più a misura d'uomo, renderle più calmi. Io mi facevi degli esempi, dicendo esempio che non è una questione solo di Baggio, no, che a Milano ci sarebbero tanti altri luoghi deputati a questo, ma tantissimi, no? Perché il sogno anche di convivere Baggio era quello di fare anche una rete con i vari borghi che esistono nella cintura limitrofa a Baggio, perché c'è il borgo di Muggiano, c'è Quinto Romano, Quarto Cagnino dove siamo adesso, o anche il borgo l'interno. Ci siamo in una situazione di una città circondata da grattacieloni e tutti vanno in piazza gaolenti e invece non vengono a godersi il verde che esiste in questa zona 7, che è meraviglioso. Abbiamo il Parco delle Cave, che è una meraviglia, collegato con Trenno e Bosco in città. Ditemi voi dove esiste a Milano una parte di verde così come l'abbiamo qui. Anna, siamo quasi in chiusura, ricordaci proprio le coordinate per arrivare alla Posteria nel Borgo. Allora, io sono la Posteria nel Borgo in via Forze Armate 403, e lì mi trovate. Già questo vi fa capire come la via Forze Armate, che è una via che sicuramente conoscete tutto, quanta ce n'è di pezzo che non conoscete, però insomma 403 vuol dire che è bella lunga come via, no? È una delle vie più lunghe. Altre vie lunghe si fanno tutte, vedi, sì, via Le Monza, via Le Padova, via. Tutti sanno tutto. Perché non andare a vedere dove va a finire via Forze Armate? C'è gente che passa magari per la prima volta da me e dice: ah, ma avete aperto da poco? No, veramente sono qui da 2 anni. Ah sì, da 2 anni. Eppure io abito qua dietro, nella via Lidie. Cioè, e non l'hanno... Perché? Dice, in effetti non ci passo mai. Allora, sarebbe trovare un modo di fare anche, appunto, di rendere più... nel vostro quartiere.
Cioè, quante volte magari andate, che ne so io, a cercare un pezzo di ricambio di qualcosa e invece non siete andato da Bernasconi a Baggio, che è una delle botteghe storiche in via Ceriani? C'è una ferramenta che 2 anni fa ha avuto un premio come bottega Berlasconi ha storica. tutto. Ma certo, Qualsiasi cosa cercate, Berlasconi ah la sì! trova, è vero. Confermo anch'io. Avete bisogno la vite, la cosa più strana, lì la trovate. Quindi, diciamo, appunto, come dicevi, è un valore aggiunto quello della bottega, nel senso che mi fa stare meglio, non mi fa stressare Esatto, ti e aiuta, ti dà un risponde alle esigenze che consiglio. ho. Esatto, ti dà un consiglio Bisognerebbe anche. trovare il modo di far vivere forse i quartieri in maniera più Certo, lenta alle persone, nel senso magari più che. lenta, ecco. Come dicevo prima, io ho incontrato il mio vecchio professore di matematica delle superiori, pazzesco, Bruno Contigiani, che lui, in seguito a una sua vicissitudine personale, ha istituito questa associazione che si chiama Vivere con lentezza, la scelta di vivere la vita con i tempi della vita e quindi tutto molto più lento. E da lì è rinato. Poi viene a dire, insomma, siamo in un momento in cui le tecnologie possono aiutarci anche a vivere meglio lentamente, volendo, nel senso che poi Caspita. possono accelerare determinati processi che invece possono essere fatti via in fretta e poi vivere appunto la vostra vita più lentamente. Ma Anna, allora io dico veramente di fare un giro in quel di Baggio, potete tranquillamente, la trovate sicuramente in via Forze Armate 403, giusto? 403. 403. È bello perché comunque è tutta una zona molto interessante, anche il discorso delle serrande che non vengono più chiuse, no? Esatto, dove stanno aprendo di nuovo e questa è la meraviglia. E dove foto? Diciamo che rincuora anche come visione, no? Sicuramente, cioè passare da una via, e ce ne sono tante di vie in borghi, intorno a Tante, Milano, dove tutte le serrande sono chiuse, davvero viene uno cioè viene uno sconforto. sconforto Invece lì vedere strade aperte, tutte colorate, che vendono di di tutto e di tutto, più, abbiamo librerie, abbiamo la certo. pasticceria, la posteria appunto che vende qualsiasi profumo, Esatto, che entriamo e siamo inebriati, no? dalle Giusto. spezie al sapone. Anna, allora, io ti ringrazio davvero per essere stata qui con Grazie a noi. voi. 13 Prossimo appuntamento quindi è il 13 dicembre dicembre per Santa con Lucia, Lucia. che faremo ancora la notte delle luci. Venite a Baggio dalle 7 di sera fino alle 11, perché poi dopo bisogna andare a Si lavorare. mangia, si beve, ci si Si mangia, conosce, si si fanno due beve, ci si chiacchiere, c'è la conosce, musica, mi c'è la dicevi. musica. C'è l'inizio del Natale, insomma, iniziamo a festeggiare Io ringrazio insieme. anche Silvia Castellazzi che in questo momento ci sta scrivendo e che dice proprio: la signora mica scherza, ha ragione. Fanno palle così di Baggio dicendo: è un altro mondo, dovete venire a Sì. scoprirlo perché non è quella. Ah, mio Dio, le periferie c'è poco da fare. Sui Cose giornali hanno una meravigliose. storia, hanno una cosa che non ha niente a che fare con la realtà poi Esatto. dei luoghi. E l'unico modo per conoscerle, per viverle, è andare da Anna e dai suoi amici di botteghe, delle varie botteghe di Baggio, ma non solo, abbiamo detto appunto Muggiano, anche Muggiano, quello. anche il borgo di Muggiano è meraviglioso. Si Non spera che anche Quinto Romano si riesca certo, Quinto Romano, a anche un riportare attimo da. avanti, che insomma è un borgo veramente importante qualche anno fa. Insomma, Anna, io ti ringrazio tantissimo per il lavoro che fate quotidianamente, ma soprattutto per il lavoro che fate sulla città, questo lavoro di Sì, infatti. rigenerazione di una città che ha Certo. bisogno delle Rialzare sue, un po' la di questi testa. borghi, che ricordiamo erano dei veri e propri paesi, quindi insomma devono ancora avere quella dimensione, non perdere, nonostante devono far parte della Ah grande città di certo, ma Milano per e della grande carità. metropoli europea che dobbiamo essere. Però ci diamo da fare anche in periferia, non è che aspettiamo che le cose ci calino dall'alto, bisogna darsi da fare in prima persona. E direi che no, su queste parole di Anna, di speranza e di lotta, mi verrebbe da Certo, dire. di Insomma, lotta, io quotidiana. davvero, Anna, ti ringrazio tantissimo e davvero complimenti per il tuo lavoro. Grazie mille, Grazie anche arrivederci a a tutti tutti. voi che ci avete seguito quest'oggi. Vi ricordo, potete andare a trovare Anna alla Posteria del Borgo in via Forza Amate 403, nel cuore di Baggio, poco prima della chiesa del famoso organo, va a suonare l'organo a Baggio.
E io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi do appuntamento oggi pomeriggio alle ore 18 con il telegiornale di Milano All News e come sempre domani mattina ore 12:30 sempre qua con Good Morning Milano. Domani a martedì e parliamo ancora di periferie. A presto, arrivederci.